Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché vedete il mio cerchietto, siamo per fare un make-up, ma non un make-up normalissimo perché non si può fare un make-up normalissimo, ma faremo un make-up ispirato alle cantanti, ai personaggi degli anni Ottanta. Questa idea è venuta a Fabiana, dal canale Fabiana Lizzi. Adesso ha cambiato il nome, quindi sono molto molto contenta. E oltre me e Fabiana fanno anche parte alcune del gruppo di Telegram, tra cui vi cito le ragazze che partecipano. Allora, ci sarà Betty82 che farà Kelly LeBrock. Ci sarà Fabiana che farà Madonna, cioè tenetevi strette strette perché farà Madonna, quindi ci sarà il boom. Emanuela farà Donatella Rettore e io farò Cyndi Lauper. Questa idea è venuta a lei, disgraziata, e quindi dovrei fare questo make-up. Non so se si vede, c'è la ring light, comunque ve l'avvicino. Dovrei fare questo make-up, è un make-up super giù con i toni di questo maglioncino, quindi rosa, azzurro, eccetera, eccetera, e quindi dovrò fare questo make-up. Allora, io ringrazio tantissimo Fabiana per aver fatto questa collaborazione e ringrazio anche le altre ragazze perché ci piace tantissimo collaborare. Infatti, se qualcuno vuole partecipare e iscriversi al gruppo di Telegram, noi faremo sempre questi video molto particolari. Infatti già ci stiamo organizzando sia per Carnevale sia per quanto riguarda San Valentino. Poi faremo comunque, aspettatevi dei video pazzeschi, ma oltre ai video di make up non dimenticate l'altro gruppetto di Telegram dove ci sono tante ricette, tanti video vlog e tante escursioni. Chi vuol capire capisce. Comunque è un gruppo bello, molto affiatato, io adoro ogni singola persona, mi ci trovo benissimo e quindi ve li consiglio. Iniziamo subito con al solito, mettendo il correttore sulla palpebra e ci trucchiamo, così iniziamo a fare questo make up. Allora, tramite la foto, che non so se ve la metterò accanto, poi vedrò, nel senso poi vedrà la mia migliore amica perché è lei che monta i video, mi sembra che sia tipo un Hello Smokey Eyes, credo, eh? Però se mi sbaglio mi correggete voi tramite i commenti giù nell'info box. Metto al solito il mio ombretto, questa volta lo metto con la spugnetta che dicono che sia migliore l'applicazione. Allora, io vorrei utilizzare queste due palettine, la Mercury Retrograde e gli ombretti in cialda della Ian. Io mi ci trovo bene con questi ombretti. Per quanto riguarda la palettina della Huda, mi serviva un azzurro, ma qui azzurro non ce n'è, quindi lo utilizzerò in base agli altri ombretti. Ma ovviamente piano piano ve li dirò e ovviamente come in tutti i miei video sotto nell'info box troverete tutto per quanto riguarda l'utilizzo degli ombretti e di tutto quello che mi viene messo, che metto sul viso. Andiamo a prendere, guarda Fabiana, ti ricorda qualcosa? Allora, andiamo a prendere un pennello per mettere un po' di blu. Perché lei nel video proprio ha una specie di blu azzurro, è inutile farvelo vedere, comunque ha una specie di blu e azzurro che vira anche sul viola sinceramente, però faremo di testa nostra come sempre. Allora vorrei prendere un pennello da sfumatura per sfumare un ombretto e io direi di sfumare Crash di Huda Beauty, è inutile farvelo vedere, vabbè così si vede, Crash, e lo sfumo su tutta la palpebra.
Se magari azzecco il pennello, siamo a posto. Utilizzo Crash. È la prima volta che utilizzo la palettina, quindi sono molto emozionata. Scusate questi questo modo di parlare, ma sono nella Lizzy Community. Sto scherzando, abbiamo scherzato con Fabiana su WhatsApp e quindi sono un po' gasata, ma mi scaco subito, non vi preoccupate. Vi ho già detto che adoro i pennelli di Nabla, adoro, adoro, adoro. Ebbene sì. Allora, poi vorrei mettere questo colore qua, questo, lo vorrei mettere sia all'inizio dell'occhio sia alla fine dell'occhio, proprio per vedere di fare questo Hello Smoky Eye. Vediamo come viene. Lo mettiamo sia all'inizio. Vedete che come colore ci siamo, è molto. Questi ombretti sono molto pigmentati, sono sottovalutati sinceramente. E lo mettiamo anche qua. Come dice Carmi Mua, tamburellate l'ombretto per prima e poi in caso sfumate, ma prima tamburellate. Quindi hashtag tamburello. Adesso prendiamo di nuovo la Mercury e andrò a mettere questo colore qui, Off Balance, questo qua, e lo voglio mettere proprio come sfumatura nella piega. Adesso vi faccio vedere qua, esattamente qua. Va bene, e aggiungo di nuovo un po' di azzurro perché si è tolto, ma lo aggiungo così sporcando un pochettino. Non applicazione in pieno, non so se mi spiego. Adesso andrò a mettere un po' di correttore sulla mano. E metterò un po' di correttore proprio al centro, proprio con la forma direttamente del pennello, né più né meno. Sì, mi sono allargata, né più né meno. Ok. Bene così, e andrò a mettere proprio il rosa, prima tampono, e andrò a mettere il oddio, questo, no, metterò questo qui, il primo proprio, e lo andrò a mettere al centro. Forse mi conviene farlo con il dito, vediamo. E lo tampono. No, non mi piace. Non mi piace. Forse devo mettere un rosa di sotto. Allora, facciamo così. Metto Utopia, che sarebbe una specie di arancione, di sotto. E poi gli applico. Sì, gli applico il glitter di sopra. Vediamo come viene. E adesso di sopra andremo a mettere proprio questo, il primo. Vedo che non mi viene bene prenderlo così, forse mi serve quello appiccicoso, non lo so. Aspettate che prendo un altro pennello, no, questo no. Vediamo questo. Ok,
Insomma, vediamo con il dito, sembra che, ecco, forse con il dito viene meglio. Poi chiederò a Fabiana come dovrò fare l'applicazione di questo ombretto. Metterò al di sopra questo ombrettino qua, che sarebbe Super Mom. Super Mamma, boh. E lo tampono perché se no non si nota molto. Vedo se posso applicarlo con il pennello bagnato. Non so se si vede i riflessi. Io li vedo, cioè a me piace. Sì, io li vedo. Ho sporcato anche lo specchio, in poche parole, però io li vedo. A me piace così. Lei porta anche una riga di eyeliner, ma io non so mettere l'eyeliner, quindi metterò direttamente il mascara. Devo vedere se lei all'interno mette matita nera. Adesso metterò il mascara della Essence, vado a fare la base e noi ci vediamo dopo. Allora, non avete paura, ma sto per togliere la cipria. Adesso lei si vede che non ha nient'altro, nel senso non ho altro diciamo, da imitare, tra virgolette, perché si vede che ha un rossetto abbastanza chiaro, tipo sul nude. Non ha, ha soltanto un po' di matita al di sotto dell'occhio e niente più, non si vede né blush né niente. Io ovviamente farò di testa mia perché è una rivisitazione. Andiamo, io non metterei niente, sinceramente, lo lascerei così l'occhio, mi piace di più così perché troppo poi mi darebbe fastidio. Andrò a mettere il blush della Kiko, questo è nella colorazione 05 ed è un mix di malva e tutto. E mi piace perché è un tono sul naturale, tono naturale. So, vediamo. Quei sorrisi, quelli veri, quelli che noi facciamo con le persone che amiamo. Mettiamo un illuminante. Metterò questo qui della MAC che si chiama Extreme Dimension Skin Finish Beaming Blush. Che sarebbe un blush, ma ovviamente un illuminante. Lo metto che ha un tono sul rosa. Non so se si nota. Adesso andrò a vedere cosa mettere sulle labbra. Io metterei tranquillamente uno di questi, proprio perché lei sulle labbra non ha niente, perlomeno nella foto non ha niente. Metterei questo, mi ci trovo bene con questo qua. Questo qui è di Fenty Beauty ed è il Fenty Glow. Proprio perché lei si vede nella foto, non ha, cioè non si vede niente che ha sulle labbra.
Bene, io direi che ci sta perfettamente perché è un trucco nude, cioè nude, le labbra ce l'ho sempre nude perché lei nella foto le labbra ce l'ha al naturale, credo, oppure ha qualcosa sul pesca. Niente, questo è il make-up finito per quanto riguarda il trucco anni 80 in collaborazione con Cyndi Lauper. A me è piaciuto tantissimo, mi piace molto la palettina, mi piace proprio come è venuto il make-up. Mi piace, mi piace, mi piace, devo dire che mi piace. Sono abituata anche a mettere il colore sotto l'occhio, ma visto che ho utilizzato anche un correttore nuovo, vediamo come si comporta. E niente, che dirvi ragazze e ragazzi, questo è il video finito, questo è un make-up già finito, spero che ovviamente vi sia piaciuto, scrivetemi un commentino qua sotto, qualsiasi commento bello o brutto, ma basta essere educati. Io ringrazio tantissimo Fabiana e le altre ragazze che hanno partecipato a questo make-up, quindi Emanuela e Betty. E che dirvi, mi piace tantissimo collaborare con voi, spero ovviamente che queste collaborazioni si amplificano e vanno sempre avanti. Questo è l'anello che mi hanno regalato i miei figli, ve lo voglio far vedere. Non sono riuscita poi a cambiarlo. Non so se si vede, è questo qua. Questo. L'ho messo qua perché sono dimagrita e automaticamente qua mi sta piccolo, quindi l'ho messo qua. Questo è l'anello dei miei figli, che io ringrazio tantissimo. Niente, ragazze, che dirvi di più? Questo video è finito, spero che vi sia piaciuto e ovviamente se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!